Svapers e bentornati nel mio angolo dello svappo. Qui come sempre c'è il vostro DJ Vise, che quest'oggi, signori, è tornato con una nuova recensione. Un altro prodotto di Sourcemore, che quest'oggi mi ha inviato il Vendi Vape Capstone, l'atomizzatore che ha il deck a forma di piramide, molto particolare e anche molto bello da vicino, ma con un paio di problemi di fondo. Direi di passare alla mirrorless. Eccoci qui, ragazzi, con il nuovo prodotto, il Capstone RDA di Vendi Vape. Andiamo ad aprirlo. Vi premetto che l'atomizzatore, come vedete qua, sfocato, è già qua fuori, quindi vediamo l'interno di questo, di questa scatola. All'interno troviamo delle coil col quale andremo a rigenerare, chiave classica in stile Geek Vape, in questo caso Vendi Vape, un tip in resina e successivamente un cap alternativo in trasparente, che è veramente, ma veramente fighissimo. Al di sotto di tutto ciò troviamo anche delle molle, nelle molle di riserva, un pin BF e degli OR che, come vedete, io ho già utilizzato. Abbiamo il nostro tagliandino, leggetelo mi raccomando, e poi il certificato di originalità che è al di sotto, non vado a toglierlo. Ragazzi, andiamo a vedere l'atomizzatore perché merita veramente tanto. Eccolo qui, questo è il Capstone RTA in stile borchiato. Questo è il cap che vi forniscono quando vi arriva l'atomizzatore. Sì, l'ho già rigenerato, quindi andremo a vedere la rigenerazione che farò su questo atomizzatore. Vi faccio vedere l'interno perché il deck è molto particolare. Vediamo che all'interno abbiamo questo piccolo scasso o incavo che dovrà essere inserito qui all'interno di questo scasso. Vediamo se... eccolo qui. Vedete, c'è un altro dentino, qua viene inserito l'atomizzatore. Vediamo un deck molto particolare in stile piramidale. All'interno di questo deck troviamo due molle, per questo vi mettono le molle di riserva, e successivamente abbiamo una singola vite di serraggio. L'atomizzatore ha ovviamente due alesature nel quale si può andare a regolare. Poi invece vediamo le borchie, veramente molto bello, io l'ho acquistato così per metterlo sul mio tubo. È molto molto elegante. Allora andiamo a vedere la rigenerazione perché sarà molto particolare, purtroppo. Ragazzi, ultime due cose, così da qui lo vedete meglio. Il deck, vediamo che è abbastanza capiente al di sotto. Purtroppo non c'è molto spazio per montare coil molto larghe o molto complesse, quindi mi raccomando, utilizzate fili abbastanza semplici o magari coil più piccoline, girate su punte abbastanza piccole, quindi un 3 mm sarà molto difficile da utilizzare. Noi in questo caso andiamo a utilizzare le coil che forniscono all'interno della scatola, che sono delle Fused Clapton Coil da 26 più 35 gauge in nichrome 80 da 0,28 ohm, 6 spire. Quindi passiamo alla rigenerazione. Thank you.
eccoci tornati, abbiamo visto da vicino il Capstone RDA. Allora, partiamo con elencare le cose belle di questo atomizzatore. Mi piace il deck, molto particolare, innovativo, l'abbiamo visto da vicino a forma di piramide, ma le cose scomode quali sono? Abbiamo visto che la rigenerazione è veramente veloce da fare, in 2 minuti avete già inserito le coil e stretto perfettamente la vite a croce. L'unico problema è che l'hanno fatto troppo largo questo deck. In che senso? La piramide dovevano stringerla un pochettino, perché essendo tanto larga c'è molto meno spazio per le coil. Avendo pensato, in questo caso, io di utilizzarlo su tubo meccanico, mi sono trovato un po' alla sprovvista di coil semplici, chiamiamole così. Un filo in acciaio può andare, però abbiamo visto che quelle che avevo prima, che sono un acciaio twistato, erano già grandi. Per questo vi consiglio delle coil con su punto, magari se rigenerate o comunque se dovete andare a comprarle, coil non troppo grandi, punta da 2,5 massimo, perché sennò dopo sarebbe veramente complicato inserirle all'interno del deck e anche inserire il cotone. Potrebbe essere un atom perfetto in BF, non l'ho ancora mai provato in BF, ma ora sono curioso di provarlo, come ho già fatto, con l'altro cap, che in questo caso non l'ho mai utilizzato, e andiamo a provare un cremoso. Vediamo come risponde questo atomizzatore. Allora, la cosa molto bella secondo me è la forma, anche le borchie, per gli amanti delle borchie questo è l'atomizzatore fatto per voi. La rigenerazione è veloce, come ripeto, l'unica pecca è appunto questa, che è quella di aver fatto la piramide troppo larga. La scelta poteva starci, ma troppo. Direi che le coil che forniscono loro funzionano molto bene, queste Fused Clapton in Nichrome 80, punta da 2,5, fanno un ottimo vapore, anche qui però abbiamo visto che c'è stata un po' di difficoltà a inserire all'interno queste coil, guardate quanto vapore fanno, complimenti. Proviamo ora per iniziare con il cap originale, quindi quello che vi forniscono, voi in questo caso dovete girare, se vedete ancora una fessura, fate un mezzo giro con l'atomizzatore e rimarrà perfettamente chiuso. Rende molto bene con i cremosi, in questo caso lo sto provando con un cremoso, precedentemente l'ho provato con un fruttato. Con i fruttati preferisco avere un tiro leggermente più contrastato per sentire meglio l'aroma della frutta. In questo caso le coil, essendo abbastanza più complicate rispetto alle altre, ho lasciato tutti i fori dell'aria aperti, perché essendo le coil molto vicine alle prese dell'aria sarà già un tiro abbastanza contrastato. In più, secondo me, hanno fatto un tip anche molto piccolo, perché se voglio andare a gocciolarci il liquido sopra non ce la faccio e devo ogni volta riaprire il dripper. In questo caso i fruttati si sentono molto bene, il deck al di sotto, quindi come capienza di liquido e contenitore, ecco il contenitore, il deck come capienza di liquido al di sotto è molto capiente, per quello ripeto, può essere molto più utilizzabile su BF per il semplice motivo che squoncando il liquido esce da sotto e quindi impregna molto meglio il cotone. Fa un ottimo vapore, vi dirò la verità, veramente rende molto bene anche aromaticamente. Per me con questo cap si prende un 8 in gusto, quindi in aroma, si prende un 6,5 in resistenza del calore, perché essendo le coil molto vicine al cap scalda parecchio. L'intelligenza però è stata in questo caso perfetta di mettere un tip in plastica, perché sennò vi fondete anche i denti. Ma ora sono curioso di provarlo con questo cap, che anche qui ha questo scasso, eccolo qui, sta bene anche così, molto carino, scusatemi, molto carino, vi fa il vapore all'interno. Anche qui le prese dell'aria sono molto aperte, ma nonostante questo il tiro rimane contrastato appunto per
l'ovvio motivo del... Vedete, è molto difficile sconcare il liquido da sopra. Probabilmente mi piscerà tantissimo adesso. Però così mi piace molto di più. Con questo veramente diventa una mod molto particolare. Anche perché vedete il vapore che rimane all'interno. Con questo cap è una mod molto particolare, l'atomizzatore, l'RDA diventa molto particolare appunto perché vedete il vapore all'interno, il tiro diventa è pressoché uguale in confronto a questo, l'unico svantaggio è che non potrete chiudere i fori dell'aria. Qui quindi l'aroma non cambia, sempre un 8 in aroma, resistenza al calore sempre un 6,5, facilità di rigenerazione gli darei un 8, ma visto il problema del non poter montare coil molto larghe, grosse e complesse, gli do un 6. Ragazzi, io vi consiglio di acquistarlo lo stesso. Se vi piace rigenerare con acciaio o comunque provare dei fruttati, questo è un atomizzatore molto particolare anche come rigenerazione, quindi vi consiglio di andare qui sotto nel link in descrizione, acquistarlo e poi sappiatemi dire, o nel caso ce l'aveste già, commentate qui sotto. Quindi ragazzi, dal mio angolo dello svapo è tutto, il vostro DJ Vise conclude, quindi va a dirvi buona svapata piramidale a tutti, ciao raga!